Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi il wrap up del mese di settembre. Ebbene sì, anche un altro mese se n'è andato e settembre è stato abbastanza ricco di letture molto variegate tra di loro. Quello che ho letto che mi portavo dietro però ad agosto è stato L'isola degli sperduti di Melissa Della Kurz. Ho fatto un po' di fatica a leggere questo libro perché pensavo che fosse proprio la storia del film, quando in realtà è un prequel, e quindi arrivata a metà ho capito che non succedeva le cose del film. E è stato carino, è stata una lettura molto divertente perché ovviamente ci sono i personaggi Disney e vediamo come si è formata la crew dei cattivi, dei discendenti, che poi ha portato al film appunto Disney Descendants. Questa qui appunto è la storia dove i figli dei cattivi che ci sono nella storia vengono a conoscersi. Per chi non sapesse appunto un po' la trama, i figli sono i figli di Malefica, Crudelia Demon, Jafar, la strega cattiva di Biancaneve e basta. Appunto, qui dovranno, Mal dovrà praticamente far capire a sua madre che lei è veramente cattiva come lei, come Malefica appunto, dato che porta il suo nome, perché sua mamma appunto, essendo la più cattiva, non è proprio convinta e alla fine si vedrà, ma si vede di più con il seguito nel film, cosa verrà fuori di Malla, a dire la verità. Molto carino, si vede comunque il collegamento al film in un sogno, quindi è stato carino e divertente. E è ambientato tutto sull'isola degli sperduti, che è un'isola molto marcia, per così dire, dove non c'è magia. E i cattivi appunto sono continuamente alla ricerca della magia perché vogliono vendicarsi con i buoni, ovviamente. Quindi sicuramente consigliato a chi adora la Walt Disney e se volete una lettura leggera e per svagarvi, sicuramente questo. Il primo di settembre, come molti di voi sapranno, evviva, italiano, aiutami, anche se era uscito anche il 17 di agosto, è uscito Io prima di te di Giorgio Moyes. Sì, esatto, io sono andata a vederlo, ho cercato di leggere tutto il libro prima di andare a vederlo, però la sera prima, ma non ce l'ho fatta, e ho letto solo le prime 50 pagine purtroppo, e quindi il resto l'ho letto dopo aver visto il film, ma comunque mi è piaciuto lo stesso perché il film e il libro sono molto 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 simili, cambiano pochissimo, ci sono pochissime differenze tra libro e film, perfino i dialoghi sono praticamente gli stessi, cambia qualcosa come l'età dei protagonisti, ma niente di che. È distrutta, ma nonostante, cioè, è un libro triste perché parla praticamente di questo Will, che era una persona molto forte, a cui piaceva fare cose estreme tipo deltaplano, bungee jumping, tutte queste cose, però un giorno purtroppo ha un incidente. Non è uno spoiler perché voi lo sapete proprio all'inizio, alle prime tre pagine, viene già l'ansia a parlarne, e quindi rimane paralizzato. Poi dall'altra parte abbiamo Louisa Clark, che è una ragazza un po' eccentrica nel vestire, ma anche lei comunque ha i suoi problemi in famiglia, ha una sorella con un figlio piccolo, sua madre non esce mai di casa, sta sempre lì e a pulire, suo papà sta per perdere il lavoro, lei stessa perde il lavoro e non sa che cosa fare, e si ritrova alla tenuta dei trainer appunto da Will a lavorare come assistente. E questo è un libro che mi fa vedere le cose belle della vita, a volte mi ha strappato più di qualche sorriso perché comunque il personaggio di Louisa è un personaggio solare che cerca di tirare fuori appunto sempre qualcosa di positivo, e è un po' insomma bizzarra nel vestire, colorata, quindi già per quello ti fa venire il sorriso. Ho amato questo libro, ve lo consiglio a tutti, se volete una botta emotiva sicuramente questo ci sta, ma a parte la botta emotiva vi strapperò anche qualche sorriso. Dopo la carica emotiva che mi aveva dato Io prima di te avevo assolutamente bisogno di staccare, e se sapete, se mi seguite, sapete che io sono un'indecisa cronica, che non so mai che cavolo mettermi a leggere, che ho anche un barattolo con i titoli per decidere che titoli leggere, ma alla fine cambio sempre titolo perché non riesco a fare come gli americani, che loro pescano i libri e quelli leggono, non ce la faccio proprio. E quindi diciamo che guardando sulla mia lista di to read su Goodreads, la mia TBR, il mio ragazzo praticamente ha deciso per me, ha detto dai leggi questo, e ho detto vabbè dai leggiamo questo, ed è La caduta dei tre regni di Morgan Roth,
Rhodes, non lo so. Ad ogni modo, questa è un'autrice, è una donna. E questo fantasy si legge molto molto velocemente. Ho fatto una recensione più approfondita qui sotto, cioè vi lascio qui sotto la recensione più approfondita scritta nel blog. Si legge in fretta perché lo stile di scrittura è veramente veramente privo di descrizioni, molto nudo e crudo, e anche privo di emozioni, se così si può dire. E ci sono molti intrecci tra questi. Allora, praticamente abbiamo un'unica isola, sì, dalla mappa sembrerebbe un'isola, che è divisa in tre, sì, ecco, eccola qua, è divisa in tre, e per una cosa che succede verrà a formarsi una battaglia tremenda tra questi tre regni, quindi noi seguiamo le vicende di tre regni e dei protagonisti di ogni regno. Ci sono alcuni personaggi che mi sono piaciuti veramente tanto, in particolare uno che l'ho trovato costruito bene, altri invece che sono proprio abbozzati, messi lì, che si vede che bisogna ancora andare a scavare bene con questi personaggi, a conoscerli meglio. E ho sentito che comunque la saga migliora. Per il momento in Italia siamo arrivati al terzo libro editato, e in America invece dovrebbe uscire il sesto tra un po'. Però nonostante siano tanti volumi, questo libro si legge veramente veramente velocissimo, appunto perché i capitoli sono cortissimi, è molto scorrevole perché appunto non c'è molta descrizione, ti fa andare avanti, ed è pieno di colpi di scena, di intrighi amorosi, di morti, pieno di morti, sappiatelo. Però se siete fan del Trono di Spade, io ve lo consiglio caldamente, o se comunque vi piacciono i fantasy epici ambientati in strani paesi, insomma se vi piacciono i fantasy con la magia e tutto il resto, sicuramente è l'ideale. E anche se magari volete leggere un fantasy ma non avete molto tempo e volete leggerne uno di veloce, eccolo qui, sicuramente questo fa per voi. Poi Lupetto Rosso di Amélie Fléchise, non lo so, è un'autrice francese. Se avete seguito su Instagram, questo è uno degli acquisti di settembre, che poi vi farò vedere comunque che cosa ho acquistato a settembre. E niente, era la Visitazione di Cappuccetto Rosso, però vista dal punto di vista del lupo, del lupetto, infatti eccolo qui, è carinissimo. Volevo farvi vedere una tavola che a me è piaciuta tantissimo. Beh, vabbè, i disegni comunque sono veramente carini, lei è bravissima, è l'autrice del Sentiero Smarrito, ma io volevo proprio farvi vedere ci sono rimasta un po' male alla fine. Volevo farvi vedere una tavola. Oh sì, eccola qua, che secondo me ha dei disegni veramente carinissimi, si legge in neanche un'ora, quindi è bellissimo e secondo me ne vale la pena per i disegni, perché è un piacere per gli occhi vederli. Poi ho provato a iniziare, se avevate visto l'altro video, Pretty Deadly, una graphic novel in inglese, ma ne ho letta veramente pochissima, quindi non si può neanche dire che l'abbia letta. L'ho iniziata e non mi sta piacendo tantissimo, spero di finirla questo mese, credo di sì, e vi farò sapere meglio alla fine. Proprio è un no secco, anche se per il momento è un no secco, per il momento. Molti di voi ora saranno fieri di me perché finalmente ho letto, oh sì, l'ho letto, l'ultimo libro di Percy Jackson, Gli Dei dell'Olimpo, ovvero, allora, qui si chiama The Last Olympians, e invece in italiano è Lo Scontro Finale. Che cosa dirvi di quest'ultimo capitolo? Mi è piaciuto tanto perché Percy si vede che è cresciuto, innanzitutto rispetto al primo e al secondo libro. Il secondo libro me lo ricordo meglio del primo. Secondo me si vede che è cresciuto veramente tanto, si vengono comunque a scoprire cose sul passato di Luke che mi hanno lasciato tipo un po' wow, e il personaggio di Percy è un narratore fantastico, cioè voi non potete non leggere questo libro solo appunto per Percy, quindi bello, mi è piaciuta la fine e non vedo l'ora di leggere Gli Eroi dell'Olimpo, che ho solo in ebook in italiano e non ho in cartaceo, e mi dispiace molto perché vorrei recuperarli sia in inglese che in italiano. E vabbè, questa copertina è bellissima, e comunque io adoro Black Jack, mi è piaciuto tutto. E grazie alla Tunue che me l'hai gentilmente inviato per recensirlo, Claire e Malou di Tauro e Chiara Caricola.
credo si pronunci così, se ho sbagliato mi dispiace, mi scuso immensamente. Ho fatto anche sia la recensione, video recensione che vi lascio qui nelle schede, e anche la recensione scritta sul blog che vi lascio qui sotto. E se volete appunto leggere una descrizione un po' più approfondita, una recensione un po' più approfondita, vi consiglio di andare qui sotto sul blog. E questo fumetto mi è piaciuto, questa graphic novel mi è piaciuta tantissimo, è appunto edita dalla Tunue come Lupetto Rosso e dalla collana Tipi Tondi, e parla praticamente di questa bambina che un mese prima del suo compleanno inizia a decidere come festeggerà il suo compleanno, e parla del legame che ha con la sua cagnolina Malou, che è il mio spirito guida, penso, perché è stragolosa e è veramente carinissima. Io volevo farvi vedere una tavola in particolare che non dovrebbe essere spoiler, e specialmente per i colori che ha questa, vabbè, bellissimi, di questa graphic novel. Vediamo un po'. Eccola qua, questa, non so se voi la vedete, è meravigliosa, come tavola è veramente meravigliosa. Mi è piaciuto tanto questo fumetto, come ho già detto nella recensione, e appunto il legame che si vede tra questa bambina e il suo animaletto penso che sia veramente profondo, e che molti di noi si rivedano in Claire per il legame che hanno con il loro animale e domestico. Quindi sì, ve la consiglio sicuramente a tutti. Qui dietro c'è scritto da 7 anni più, però io ho 20 anni, comunque mi è piaciuta ugualmente, perciò assolutamente sì, Claire e Malou. Infine poi volevo farvi vedere appunto che cosa ho comprato questo mese, perché non è stato tantissimo. Allora, una cosa l'ho ricevuta dalla casa editrice, che ve l'ho appena fatta vedere, due cose le ho comprate, due le ho ricevute in scambio, ovvero Claire e Malou, che appunto mi ha inviato la casa editrice, e niente, ve ne ho appena parlato, quindi bellissimo. Ho comprato poi appunto Lupetto Rosso di Amy Fletch, sempre edito dalla Tunue, non è della collana Tipi Tondi, ma semplicemente niente. Ed è molto carino, ve ne ho appena parlato, quindi se vi va, non lo so, qui sotto trovate il link dove comprarli, quindi se vi va comprateli. In cambio poi ho inviato a una ragazza che mi segue su Instagram e che saluto, e che cosa le ho inviato? Ah sì, le ho inviato Flowed di Cecilia Aherne in inglese e Girl Online, e lei in cambio mi ha mandato Ti Gira Intorno, che non l'avevo mai sentito, però mi ispirava, perché la copertina mi ispirava, e Silver Bay di Jojo Moyes, che io ho paura di leggere questo libro solo perché è di Jojo Moyes e ho paura di soffrire. Ad ogni modo, quando avrò insomma voglia di leggere qualcosa di dolce e carino, probabilmente leggerò questo qui. Non è attualmente il mio mood. Ho comprato con il pacco insieme al Lupetto Rosso Tinder di Sally Gardiner, illustrazione di David Roberts. Sì, questo libro, già da quello che c'è scritto dietro io ho paura. Ho visto che Erika del canale Erika Stis, Diario of a Bibliophile, e Donatella di Cibi is the Way lo hanno letto e sono rimaste un po' non sconvolte, cioè sconvolte positivamente da questo libro. E dietro c'è scritto: leggetelo a voce alta, meglio se il lume di candela, è una meraviglia. Io ho paura. Non ho idea di dove si sia fermata la macchinetta, perché ho fatto un video più lungo di 18 minuti e dopo 18 minuti la macchinetta si impalla. Vi stavo facendo vedere i dentini che ci sono qui dietro, li vedete? Spero di sì, spero che sia fuoco, anche se non credo, che bello. E stavo dicendo che questo libro, ad ogni modo, voglio leggerlo ottobre o comunque il periodo autunnale, autunno-invernale, si può dire così, autunno-inverno, come le stagioni dei vestiti. Aiuto, non riesco più. Perché secondo me va a braccetto con il freddo. Bene ragazzi, il video è finito, spero vi siano piaciute le mie letture, aspettatevi una recensione di qualche libro di questi, sicuramente La caduta dei treni mi piacerebbe parlare in un video. Scrivetemi qui sotto voi che cosa avete letto questo mese, che cosa leggerete, che cosa avete comprato questo mese. Se vi va, se volete utilizzare il mio link Amazon per comprare qualcuno di questi libri che vi interessa, ve lo lascio sempre qui sotto e ve ne sarei eternamente grata se lo usaste. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà i preferiti di settembre. Voi teoricamente vedrete questo video quando io sarò a Malta. E niente, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!